A meno di 24 ore dall'ultimo impegno, i Knights sono di nuovo in campo, questa volta al Palace, per l'ultima prestagionale contro lo Zimuovi, avversario preferito della scorsa stagione, dopo i 9 incontri tra tornei, campionato e playoff. L'inizio è uno scambio di triple tra Rechegni e Milani, ma Rechegni è scatenato e mette i primi 7 punti per Orzi. Serve la difesa di Legnano che produce 3 contropiedi per il 14-9 della metà quarto. Urballi prende il ritmo della partita e le sue giocate mantengono il vantaggio fino al 18-13, quando una scorribanda di Ferraresi in area porta il ritardo bresciano a un possesso pieno. La coppia americana dei Knights si attiva in attacco e in difesa, ma la tripla di Ferraresi finale tiene Orzi nuovi a contatto sul 24-22 del decimo. I primi 2 minuti del secondo periodo sono abbastanza insipidi, con diversi errori per entrambe le squadre, fino ai liberi di Arrigoni. Poi Navarini commette un fallo antisportivo e il Gagà capitalizza con 4 punti che valgono il primo pareggio sul 26-26. Il rientro di Crubali dà energia a Legnano che ritrova più qua. Poi Arrigoni da sotto, Milani dalla lunetta e ancora Crubali in appoggio costruiscono il più 9 quando mancano ancora 5 minuti alla fine del quarto. Legnano sembra che possa scappare, ma il controbreak di Orzi Nuovi dietro l'angolo e si materializza chiudendosi con la tripla di Venturelli per il pareggio sul 35-35. La parità vale anche a metà gara sul 40 pari, dopo l'invenzione di Ferrarese e i punti di Crubali e Merchant. E Penserini a riaprire la contesa con i liberi. Poi anche Navarini dalla linea della carità allarga il gap. La bomba di Bedetti, il gioco da 3 punti di Bay, danno il primo vantaggio a Orzi Nuovi, che Arrigoni annulla, a sua volta, con un gioco da 3 punti del 47-47. La gara è combattuta anche per l'assenza nel secondo tempo di Dibella, fermato dallo staff per una piccola contrattura. Il finale è tutto per Merchant, che con una doppia tripla porta il punteggio sul 63-55. All'inizio dell'ultimo periodo, Ferrarese arriva al ferro e il Gagà alza il ritmo fino al 63-61. Merchant mette la tripla, poi Penserini infila da sotto e poi ancora Merchant dall'angolo trascinano i Knights sul 73-66. Navarini poi arrotonda con la tripla per il più 10. Rechegna segna da 3, ma la risposta di Maiocco è immediata. I canestri finali di Penserini e ancora Rechegna chiudono la gara sull'81-74. Ultimo test positivo, anche se con qualche problema fisico, dovuto soprattutto alle 3 gare in meno di 6 giorni. Alcune considerazioni della dirigenza legnanese. Direi che abbiamo fatto un precampionato sicuramente in linea con le aspettative, in linea con quello dell'anno scorso, perché abbiamo replicato lo stesso tipo di andamento nello stato fisico. Penso che arriviamo pronti. Questa settimana è stata una settimana dura, perché allenamenti pesanti, carichi di lavoro accompagnati da 3 partite toste. La partita di stasera meglio di quella di ieri, più sciolti. Le indicazioni complessive di queste 9 partite ci dicono che la squadra può stare in questa categoria. Sarà dura perché il campionato è un campionato molto molto difficile, però siamo pronti a giocarcela. Arriviamo a domenica prossima, adesso è una settimana per fare rifinitura, per scaricare anche i carichi di lavoro, e poi arriviamo a questo esordio in Serie A che comunque per noi sarà un'emozione unica. Ah, sicuramente le sensazioni sono state positive, il palazzetto è bellissimo, l'abbiamo ristrutturato e riadattato in un modo secondo me meraviglioso. Per vedere una partita di basket è veramente l'ideale, l'ideale anche per le nostre dimensioni, perché comunque 1700 posti sono quello che serve a noi, un palazzetto più grande non sarebbe stato adatto. È comodo perché è in centro Legnano, è solo lì da godere, abbiamo dei piccoli aggiustamenti da fare in questa settimana, ma è pronto per il nostro esordio. Devo dire che dopo anche stasera un'ottima prestazione, soprattutto di Merchant che ha fatto 28 punti, la squadra mi sembra dopo una lunga preparazione, forse più dura anche dell'anno scorso, mi sembra preparata dal punto di vista anche psicologico, ci siamo pronti, la società è pronta, i ragazzi sono pronti, non vediamo l'ora di iniziare questa nuova avventura davanti al nostro pubblico domenica prossima. Il prossimo appuntamento non sarà più ufficioso, ma sarà la prima gara ufficiale di campionato, domenica 5 ottobre, dalle ore 18, al Pala Euro Immobiliare di Castellanza.